Buonasera, siamo l'equipe di Mystery Hunters, siamo ritornati dopo un periodo di pausa e ci troviamo qui in questo splendido posto che è il santuario di Francesco Di Paola. Posto veramente molto interessante che ci è stato segnalato per alcune strane storie e soprattutto per un luogo all'interno del santuario molto interessante su cui c'è una storia che definiamo abbastanza interessante. Ora raggiungeremo questo posto e vi racconteremo la storia che si narra in quel dato posto. Eccoci qui, siamo arrivati al posto dove vi stavo dicendo. Vedete qua scorre un torrente, siamo su un ponte che viene chiamato da tutti quanti Ponte del Diavolo. Il perché di questo nome ve lo spieghiamo in 10 secondi, ovvero questo ponte è stato costruito appunto su questo torrente. Ci furono molte difficoltà nell'edificare questa struttura, così che Francesco, così almeno vuole la leggenda, chiese aiuto al principe delle tenebre per poter edificare il più presto possibile questo ponte, che era molto utile per portare anche i pellegrini, gli stessi monaci, dall'altra parte della collina dove dovevano ancora costruire. Il diavolo accettò di buon grado, ma ovviamente pretese un patto, e cioè la prima anima che avrebbe attraversato questo ponte sarebbe stata del diavolo. Ma Francesco escogitò uno stratagemma, e cioè a opera terminata fece attraversare un cane come primo essere vivente su questo ponte, e quindi il diavolo era costretto a prendersi l'anima di questo cane. Il diavolo ovviamente non la prese bene, si infuriò e ci fu una lotta fisica, narra la leggenda, tra Francesco e il diavolo, e se ne trovano anche i segni su questo ponte, come possiamo vedere qui. Questo foro, dove vediamo, dove la gente passa di qua e sputa, nel vero senso del termine, questo foro si dice che sia un pugno o un calcio sferrato dal diavolo stesso. Quindi qui potremmo trovarci di fronte ad una prova oggettiva, e direi anche fisica, dell'esistenza del demonio. Ovviamente questa è solo una leggenda, ma come diciamo sempre noi di Mystery Hunters, ogni leggenda ha un fondo di verità. Poi siete liberi di credere in quello che volete. Noi vi abbiamo portato qui ad ammirare questa struttura bella, in questo posto meraviglioso, con questo mistero. La storia che vi abbiamo appena raccontato sicuramente è affascinante, però non dobbiamo nemmeno farci prendere troppo dalla mitologia e credere subito in un qualcosa che sembra irrazionale. Certamente un fondo di verità in questa storia c'è, come infatti la stessa praticamente identica storia è avvenuta anche su un ponte, anche quello chiamato Ponte del Diavolo, in provincia di Cuneo e anche in Valle d'Aosta. Tre storie che si somigliano, che sono praticamente identiche, ovvero dove il diavolo viene buggerato da un santuomo, prende l'anima di un cane, si infuria e poi scompare negli abissi. Questa zona comunque nasconde tanti misteri, perché su Francesco molte sono le testimonianze passate che parlano di miracoli, o almeno presunti miracoli.
Noi di Mystery Hunters abbiamo voluto portarvi qui per scoprire, per capire questa storia, per cercare di andare a fondo di questa leggenda che viene raccontata. In molti vi credono, molti la considerano solo una sciocca superstizione. Ognuno di voi può avere la sua opinione. Probabilmente questa è una leggenda che nasce da tradizioni popolari per accrescere la figura da sant'uomo di Francesco, oppure qui abbiamo la prova della presenza fisica del demonio. Siamo nei sotterranei del convento di Francesco di Paola. Questo è il posto dove Francesco con i suoi frati minimi, venivano a pregare. E ora scenderemo ancora più giù fino alla grotta della penitenza, dove i frati si punivano quando la tentazione diventava più forte della loro tempra morale. Scendendo sempre di più, ecco questa, come c'è scritto anche qui, una pietra toccata dal santo che per i fedeli ha anche funzioni curative. Ma continuiamo ancora a scendere da questa parte, in questo stretto cunicolo. Si nota come antica questa costruzione. Qua parliamo di 800-900 anni di storia scritta nella roccia. Ed ecco che qui, da questa parte, troviamo quella che vi dicevo, la grotta della penitenza, come dice anche la targa qui, dove i fedeli venivano murati per espiare le colpe di cui si macchiavano.